Succede a volte che il teatro ricominci da zero, ripulito da tutto, da tutte le sovrastrutture intellettuali, verso un bisogno primigenio. E forse un teatro delle sorgenti, un teatro povero, come lo chiamava Grotowski, di sicuro necessario. Lo abbiamo verificato di persona, noi di retroscena, siamo stati testimoni di quando il teatro diventa una necessità, di quando spoglio da qualunque orpello, ridotto alla sua quintessenza, diventa un'urgenza proprio laddove sembra superfluo. Diventa l'unica possibilità di libertà proprio laddove le mura, le sbarre, i cancelli e le costrizioni sembrano soffocare qualsiasi anelito di umanità. Parliamo del teatro nelle carceri. Abbiamo seguito per giorni un gruppo di attori detenuti, simbolo di questo genere di esperienza nel mondo, la Compagnia della Fortezza, del carcere di Volterra. Siamo entrati nel loro mondo, superando barriere, controlli e perquisizioni che per loro sono all'ordine del giorno. Abbiamo incontrato il fondatore, l'anima, che ha voluto fortemente questa realtà, l'ha nutrita e ha convissuto con essa, ci convive con essa da 20 anni, Armando Punzo. Li abbiamo seguiti nelle prove, nel debutto del loro spettacolo, il Pinocchio, viaggiando con loro fino a Scampia, altro luogo di reclusione, altro carcere a cielo aperto. E dopo questa esperienza abbiamo capito almeno una cosa, come dovrebbe risultare evidente dal reportage che in esclusiva vi proponiamo, che per fare teatro in carcere bisogna prima distruggere l'idea stessa del teatro e quella del carcere. Allora, se siete pronti a mettere in discussione ogni pregiudizio e luogo comune, vi auguro una buona visione e una buona presa di coscienza. Cancelli, porte automatiche, serrature che si chiudono, sbarre. Vidi un uomo fissare con occhio così ardente quella esigua striscia d'azzurro che i detenuti chiamano il cielo, ed ogni nuvola che fluttuava e passava come vela d'argento, e ogni nuvola indifferente che navigava libera e felice. A restar fuori la libertà o il pregiudizio. Camminavo domandandomi se quell'uomo avesse commesso un piccolo o un grande delitto. A restare chiusi dentro l'apertura mentale o il buio dell'anima. Capo aveva il berretto da sport e il suo passo pareva gaio e leggero, ma io non vidi mai un uomo fissare così intensamente la luce. Farsi rinchiudere per scoprire necessità, verità, per spogliarsi di tutti gli orpelli, protesi e appendici,
cellulare in primis. Anche per entrare devi fare questa trafila che abbiamo fatto. Sì. Sì, cioè, la mia trafila forse è un po' più semplice, insomma, non mi fermo. Cancelli ci sono tutti quanti, anche per me. Ci sono e rimangono, cioè per me. Vabbè, è normale così. Sì, sì, no. Ci domandavamo se ognuno di noi non sarebbe finito nella stessa maniera, perché nessuno può dire in quale rovente inferno la sua anima si può perdere. Mettersi alle spalle tutto, luoghi comuni, cliché, retoriche del finto sociale, del finto buonismo, che mettono a tacere verità scomode e coscienze critiche. Così, simili a pietre in una valle solitaria, eravamo seduti, immobili e silenziosi, ma il cuor di ciascuno batteva forte e rapido, come un pazzo sopra un tamburo. Recludersi da 20 anni nella casa reclusione di Volterra, nella State Prison. Santo e... sai, autorecludersi 20 anni qui dentro, passare la maggior parte della vita è chiaramente una provocazione. Oppure chiudersi in un quartiere recluso, segregato, isolato e alienato. Quindi non abbiamo l'intenzione di... o l'ambizione di salvare... chissà chi o che cosa, ma di creare un lavoro quotidiano. In entrambi i casi, spinti dalla volontà e necessità di scardinare le menti, di risvegliare le coscienze, di liberare gli animi. In entrambi i casi, con un'unica arma, il teatro. È forte veramente. I Calci Volterra noi l'abbiamo fatto diventare un istituto di cultura. Calci Volterra, grazie al teatro, che è, sembra assolutamente un paradosso, assurdo, la cosa più inutile di questo mondo, si è trasformato completamente, non è più quello che era 20 anni fa. Quindi dovrebbe diventare un teatro stabile. Bellissimo, veramente. Non vorrei arrivare a dire la frase che la bellezza crea bellezza, però un po' ci crediamo con questo concetto. Mondo. No, assolutamente no, però c'è un po' il meccanismo, certo, no, di scardinare... le brutture. Le brutture, esatto. Possiamo dire. Cioè, se nel mondo ci fosse quello che c'è qua adesso nel teatro, sarebbe una cosa stupenda. Architetto dell'impossibile, per metà santo e per metà genio. Sono tue definizioni. Lavorare con Armando non è una cosa, vieni qua, come ha detto il mio amico, ti aggiungo più e fai spettacolo, no? Armando ti fa lavorare tantissimo, ti fa leggere tantissimo, cioè, secondo me è meglio di a scuola che a fare teatro con Armando. Vieni, Pino, prima mi metti in posizione così, poi vieni, Pino. Ecco, faccio questo gesto, però. Hai visto? Però tu lo cercavi questo gesto l'altra volta. Con questo. Tu lì c'hai sempre questa cosa che fai lo scolaro. Vieni fino. Così? O più l'altra mano, come ti senti? È uguale. Non è uguale. Per me è uguale. Vieni fino, vieni. Ma uno così gli dici tu, vieni. Vieni così. La mano è così, vieni. Pure così, vieni così. Come la giarita. Ma si dà la parola. Vieni. E poi, ti ricordi, il fatto che si pensi ancora oggi che tutto questo sia impossibile, invece sembra una cosa così ovvia, almeno a me sembra una cosa così semplice, così elementare, però mi rendo conto che per molti invece è qualcosa di strano, in qualche modo, no? O diciamo qualcosa che forse non si dovrebbe nemmeno fare, per alcuni. Non si può mai avere nulla di quello che si desidera, perché non si può mai avere nulla? In
fondo poi la santità secondo me c'è quello che mi interessa, che mi ha interessato, questa sorta di stupidità che a volte viene raccontata, no? Apparente, insomma, stupidità dei santi, che secondo me erano persone, insomma, un po' come gli attori, che avevano delle doti straordinarie rispetto alle persone che evidentemente loro toccavano, frequentavano, e quindi chiaro, mi è piaciuta come associazione. Come definireste questo luogo? Intendo dire proprio libero. Questo spazio teatrale. Come... Uno spazio libero che ti permette di fare quello che sei. Secondo me è quello. Ti permette di conoscere i limiti, difficoltà, cioè tantissimo. Ti mette in gioco. Comunque è uno spazio libero. Ma non perché sta in questo contesto. Anche fuori credo che il teatro è una forma di libertà. Dentro non è il carcere qua, in questo luogo qua non è un carcere, qua è qua, anche se siamo in carcere, qua non è il carcere. Questa è zona franca. Questa diciamo. È una zona franca, brava, è una zona di libertà. No, ma è vero, perché quando si entra nel teatro, cioè, le cose personali, tutte insomma, si lasciano dietro alla porta, cioè, qui si viene per fare teatro, è un modo, tra virgolette, evadere, no? Cioè, anche insomma fantasticare con la mente, cioè per non deprimersi, diciamo, perché comunque il luogo parla sé da sé, no? Che anche il legge male, cioè lo legge e faccio così. Ma perché? Cioè perché hai deciso di fare questa esperienza 20 anni fa e di continuarla per 20 anni? Perché avete scelto poi di fare questa esperienza? Ma sai, a me è sempre venuto a rispondere allo stesso modo, devo dire, perché no? Questo è il problema, perché no? Perché no? Evidentemente io avevo dei bisogni miei, non volevo fare teatro in quello che erano delle modalità comuni, non mi piacevano. Ma all'inizio c'è curiosità, uno credo che fa parte proprio della natura umana, cioè la curiosità e vedere, fa. Poi uno come viene rapito, viene preso. Da che cosa viene rapito? Dai libri che legge, dal confrontarsi con gli altri, cioè se leggi William Shakespeare e dice mi potete chiudere in un guscio di noce, sarò il padrone di questo universo, cioè so frase che queste ci sto io qui dentro a volte dico, e tante altre frasi. Non mi interessava fare il teatro, mi interessava frequentare i teatri proprio, gli attori, i teatri, i registi, e quindi ho cercato, volendo usare il teatro, scoprire un luogo dove questo fosse azzerato, non ci fosse cultura, non ci fosse storia alle spalle del teatro, ci fossero le persone che potevano condividere o meno un'idea di teatro. Sono arrivato qui dentro, ho provato e io dopo mezz'ora, ecco, sono ancora qui, non sono più uscito. Perché ho trovato molto di più di quello che avessi mai immaginato. Cioè, ho trovato delle persone che avevano bisogno proprio di ragionare su se stessi, sul mondo. Quando sono venuto qua, ho visto, ho detto, cioè, madonna mia, cos'è qua? Cioè, dove ho vissuto infine adesso? Cioè... Vi fa soffrire, al di là della sofferenza che di Armando, come... Mi fa soffrire pure fisicamente quando faccio teatrice. Le difficoltà che ha questa compagnia ad essere veramente una compagnia di teatro, a tutti gli effetti, fondamentalmente legato un po' da una parte a una sorta di approccio culturale buonista, dove, come dire, che non è nostro, però culturalmente anche le persone più sensibili vedono questo tipo di interventi semplicemente come un intervento per
migliorare un po' la vita. Ci sarebbe pure fatta pratica, ci sarebbe stabilità teatrale, che io potrei fare l'attore anche dopo aver scontato la pena. Per lavoro mi sarebbe molto più utile, molto più importante, per me sarebbe una svolta della propria vita. Questo è un modo per uccidere questo tipo di attività, per non renderle concrete. Cioè, che significa? Che a me non piace assolutamente, l'ho capito venendo qui dentro, quello che normalmente gli interventi di questo tipo sociale, cioè servono, come dire, a tranquillizzarci noi, esterni, se vogliamo fare questa differenza, però non danno delle reali opportunità. Perché non ci potrebbe essere una stabilità in questo? Anche un continuo di questo? Perché una volta scontata la pena non potrei più, non posso più fare l'attore? Che già fa forse un muratore? È un po' mettere a posto la coscienza di chi sta fuori, e nello stesso tempo dare un po' di barbiturico, di ansiolitico a chi sta dentro, no? In questo senso qui, dare una valenza esclusivamente sociale, di valore sociale a questo tipo di operazione, come dicevi tu, ammazzerebbe invece il vero scopo, che è quello di farlo diventare una compagnia di teatro normale, a tutti gli effetti, un teatro stabile. Noi abbiamo immaginato questo. Cioè, cosa abbiamo noi in me? Perché non dovremmo essere una compagnia vera e proprio stabile? Cioè, questo è che mi chiedo, perché non dovremmo essere? Io non vedo perché io, se ho delle qualità artistiche, mi piace fare il lavoro teatrale, perché mi vengono proposti sempre dei lavori alternativi al teatro? Quindi c'è qualche pregiudizio nei miei confronti, sicuramente ci sarà. Ma il fatto sembra che dopo 20 anni non stiamo ancora ragionando di farlo diventare un teatro stabile, che sia proprio stabile innovazione, evidentemente c'è una difficoltà, ma la difficoltà qual è? Sì, economica, quella politica. È difficile far capire che questo può essere letto anche come un laboratorio politico. Come dire, questo che è un handicap, sembra come un limite rispetto a un teatro, ci siamo detti, mi sono detto, insomma, o diventa una forza questa compagnia, una debolezza, cioè una cosa che ci impedisce. Ed è stata una fortuna avere un teatro vero e proprio, perché questo ci ha permesso poi di utilizzare anche tutti gli altri spazi del carcere. Così, seduti o in piedi, poi comincia a lavorare uno, praticamente c'è sempre un rapporto alla vicinanza, lavori qui nel corridoio, oppure dei momenti più alti bisogna essere più in alto, riesce a immaginare tutto. Cioè, mentre fuori si stanno facendo, si sono sempre fatti, si faranno sempre, degli interventi per risolvere i problemi, la sicurezza, con l'idea della forza, qui dentro tu hai dimostrato invece che riesci a ottenere dei risultati straordinari attraverso la cultura, il teatro, e ti hanno cambiato e modificato proprio l'idea strutturale di questo carcere. A chi 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 chi? A chi parlo? A chi parlo? Che significa? Le persone dicono, ah ecco, i detenuti, spieghiamo semplicemente, i detenuti, ecco, gli facciamo fare delle attività, li facciamo diventare come noi, loro facendo teatro scoprono se stessi, finalmente capiscono anche degli errori eventuali fatti, capiscono... Tutto questo non è... reinserimento nella società... Tutto il percorso così. Ma questo è insomma una condanna a morte praticamente, significa non salvarsi mai. Io voglio un funerale! Voglio un funerale! Perché il teatro trovasse piena realizzazione in un istituto di pena c'è stato bisogno di distruggere l'idea di teatro e quella di carcere. Scomodo! L'idea di un carcere, l'idea del carcere che è semplicemente pena afflittiva, cioè come dire, cioè, questa è una roba che non dà nessun tipo di risultato, questo ormai, ma credo che ci sono le università, tutti hanno studiato queste cose, non dà nessun tipo di risultato, non serve a nulla proprio, anzi è l'esatto opposto, però questa banalità, come dire, che diventa banalità, comunque le persone non la capiscono ancora perché ci dovrebbe essere molte occasioni per spiegarla. Scomodo. Cioè, che idea si ha della criminalità come cosa? Quale? L'ombrosiana? Abbiamo fatto uno spettacolo, i negri su questo. Qual è? Che si nasce mostri, si nasce cattivi? L'usurazione dei crani. Voglio essere scomodo. Se è questo, allora questo azzera qualsiasi cosa. Allora io sto perdendo tempo qui, perché quindi non trarrò nessun giovamento. Un lavoro a vuoto, insomma. A vuoto, questo è un lavoro a vuoto. Io convocati per sentirmi... più solo, meravigliosamente solo. Poi stanno più tranquilli, invece di scazzottarsi per esempio all'aria o politicare con gli agenti, io li intrattengo come un asilo infantile. Esatto, li addormenti un pochino. Questo si tratta di essere delinquenti, chi pensa? Questo produce male, proprio questo produce male. Dal punto di vista culturale questo è il male proprio. Prima verità, ma tu con chi stai? Dice la verità, ma tu con chi stai? Con te?
la verità! Dimmi la verità! Con chi stai tu? Con chi? Con chi stai tu? Oh, non ci rimazzo! Rispondi giù! Non lo so! E no, io so che ti sto cercando! Dove sono i mulini a vento? Tu li vedi? No! Bene! Andiamo! Arrestate i mulini a vento! Dimmi la verità! Arrestate! Non lo faccio! Bene! Andiamo! C'ho un po' di naso lungo. C'è il rischio che tutto questo lo possiate vivere come un sogno che poi puntualmente si infrange, si rompe una volta che rientrate qua dentro? Voglio continuare a dire bugie, voglio continuare a dire tante bugie, fino a svanire e a mai più ritornare. Domani adesso ci trovo queste 5 persone, c'è Armando, domani che non c'è più Armando, non ci sono persone che credono in questo progetto, finirà tutto. Come ti vedono qua dentro? Armando Guso, quello strano, quello che fa teatro, oppure, cioè, avverti ancora un po' il cliché dell'artista che entra qua dentro a portare questa ventata? Un aggettivo, una parola, un'immagine, un colore, quello che vi pare, per definire Armando Punzo. Poi ti vedono sempre come comunque l'artista a cui concediamo un po' di follia, perché... Adesso evidentemente mi concedono delle... No, questa non te l'ho... Senti, cambia in continuazione. Negli 20 anni è cambiato molto. Ci sono stati momenti di grandi conflitti anche con l'istituzione, momenti invece proprio di accordo totale. Non lo so. Bellissimo. L'arte è anche la ricerca di purezza. Soprattutto. Armando Punzo, un uomo. Esatto. Un amico. È tutto, sì. Armando è unico. Ma secondo me ha un animo multiplo, è l'universo, cioè dentro lui è un... Per purezza tu intendi anche qualcosa che porti alla sottrazione, che porti in qualche modo allo spogliarsi. Sì, alla desertificazione, esatto. Lei parlava di questa cosa, la desertificazione, come si può arrivare a questo? Cioè veramente togliersi di dosso tutto quello che non ci appartiene. Non basta un aggettivo per definire Armando Punzo, cioè ci vuole un libro secondo me per definire, no perché non... Ti dico un'altra frase, tratta dalla Genesi, è la frase che il Signore rivolse ad Abramo, la prima volta che gli parlò, e disse: vattene dalla tua terra e fatti straniero. Una sola parola non basta per Armando Punzo, cioè come persona quella che fa, cioè le cose che lui vede, le cose, cioè io quando lui parla, io sono incantato, cioè io lo adoro Armando Punzo, ma non so che... Fatti straniero, secondo me sì, secondo me questa estraneità proprio, uno dovrebbe riuscire a raggiungere questa estraneità rispetto a quello che uno è, il punto di partenza, quindi per rimettere in discussione tutto completamente. Io un aggettivo solo, Don Chisciotte. Don Chisciotte! Non si arrendi mai! Un grande regista. Non si può mettere in scena, non si può mettere in scena quello che non si ama. Vi ha insegnato Armando Punzo ad andare al di là di Armando Punzo? Devo lasciare passare il testimone a qualcuno. Al di là di Armando Punzo? Perché Armando ci dà i consigli della vita, cioè non ti confronta con la vita, non ti fa confrontare con cose che a volte uno non ci arriva e lui ti fa avere una visione che va oltre. Le sbarre cosa ti suggeriscono come immagine? A me danno tanta tranquillità, perché sono... consapevole, cioè mi ricordano effettivamente non tanto questo luogo, ma altre sbarre. Cioè? Quelle che ci abbiamo noi, quelle che abbiamo dentro, tranquillamente. Cioè Armando sta a Pasqua, a Natale, cioè sta sempre con noi. Lui vive con noi, 365 su 365. Cioè vive con noi. Si non è sposato e è venuto con noi. Regista, diciamo. Alle 9 di mattina i 15 detenuti della compagnia di Armando Punzo escono dalle mura del carcere per intraprendere la loro esperienza di tournée nel mondo cosiddetto libero. Partenza Volterra, destinazione Scampia.
Ciao, buongiorno. Emozionatissimo, sono anni e anni che non vado a Napoli. È una vita veramente, dopo 16 anni che non vado a Napoli. Emozionatissimo. Ci andiamo a prendere un caffè. E a Bari, ci andiamo a prendere un caffè, volete venire anche voi? Andiamo, ma che bello. Ma non mi reggo proprio nei panni, non ci sto, stanotte non ho dormito. Niente, ma proprio non ho chiuso proprio oggi. Sì, ma perché, cioè, guarda, tutta la pelle mi sta. Ma solo il pensiero dopo anni che all'interno, cioè, io non ci credevo. Cioè, prima che sbloccavo con i permessi sembrava che la vita fosse finita, cioè un certo percorso. E invece adesso, cioè, mi ritrovo a Napoli addirittura. Ma è forte veramente. Ma proprio tutto il contesto è forte, pure il luogo che dobbiamo andare, c'è a Scampia, il progetto che c'è dietro, noi che siamo la figura, una compagnia storica, siamo fatti dai detenuti, cioè là è il progetto per salvare i ragazzi dal degrado, insomma, è tutto nell'insieme. Bellissimo, veramente. Io ho due figlie, però sono separato. C'ho una figlia di 21 anni e un maschio di 18. Non sembra, è un padre di famiglia. E lo so, ma lo so. Sì, sì, ma vengono, li faccio conoscere anche, vengo a Napoli. C'ho la prima che ha 21 anni, fa la corsa, e il maschio adesso fa 18 anni. Sì, infatti quando cammino con i miei figli nessuno, cioè, ci prende padre e figlio, oppure mi sembrano fratelli, sorelle. E non l'ho cresciuto, eh. Ci abbiamo l'influenza addosso, guarda caso. C'è 5-6 di noi che ci abbiamo l'influenza addosso. Ma faremo lo stesso spettacolo. E gli spaccheremo, eh. Le prime difficoltà sono state queste per me. Quando stavo fuori mi ricordavo quel mattone così. Difficoltà. E questa, cioè, mi sono perso tutta l'era della tecnologia, il nuovo progresso l'ho perso io. Pensa te, dice, ma che cos'è questa cosa? La prima volta che mi vibrava in tasca, ho detto, cazzo, ma cos'è qua? Non me ne ero accorto, veramente. Che facciamo, ci prendiamo questo caffè? Andiamoci a prendere questo famoso caffè. Tu invece quando finisci la pena? Io sono messo un po' male. Io... se lo dico faccio scappare, secondo me. No, non lo dire, come vuoi. Perché... O dirlo solo... Non è vabbè, comunque niente, io ho le gas, non è che... Cioè, capito? Cioè, c'è una pena che soffre il gas. Però, per fortuna sto qua. Per fortuna. E giro! Perché percorrere quasi 500 chilometri per arrivare da Volterra fino alla periferia di Napoli, fino a Scampia? Perché arrivare in questo paesone napoletano di 80.000 abitanti, famoso per i crimini, la camorra, gli arresti, le vittime su strada, le piazze dove ogni giorno si consumano affari per milioni di euro con la droga, più che in qualunque altra città d'Europa? Ma perché arrivare, insomma, fin sotto le famigerate vele, i palazzi emblema di questa città dove solo il 10% possiede un titolo di studio e i giovani disoccupati sono il 54,9%? La risposta a tutti questi interrogativi è semplice e spiazzante, perché qui a Scampia c'è un teatro, l'Auditorium di Scampia. Un ambiente vitale, un ecosistema di cervelli, un centro di relazioni dove si sperimenta un modo diverso di vivere, basato sul dialogo, sul rispetto, un'alternativa, insomma, alla strada, alla violenza, all'alienazione.
e l'Auditorium di Scampia è uno spazio polivalente e permanente di attività culturali, una fabbrica di idee, di produzioni, di spettacoli, tutto gestito da operatori teatrali e sociali che hanno coinvolto 22 ragazzi di Scampia tra i 18 e i 23 anni e hanno dato vita a un progetto triennale culturale chiamato Punta Corsara. Punta Corsara, perché questo nome e chi sono i corsari? È Punta Corsara perché ci piace pensare che qui a Scampia si crea una sorta di insenatura proprio geografica, fisica. Un'incursione. Un'incursione, proprio. Esatto, e quindi da qui il nome di Punta Corsara. Come evitare che diventi l'isola che non c'è di Peter Pan o l'isola utopia di Thomas More? Noi non ci creiamo nessuna, come dire, né ambizione né altro tipo di ragionamento utopistico, esatto, di salvare un qualcosa, un qualcuno o di creare un qualcosa che non c'è, ma è uno sguardo, come dire, orizzontale, no? In un lavoro quotidiano, passo passo, no? Di piccole cose, parallele però, attraverso quindi spettacoli belli, grazie anche a amici come Marco Paolini, Danilo Manfredini o Armando Punzo. Che meraviglia! Che meraviglia! Italo Calvino nelle Città Invisibili, come saprai, dice che il mondo è un inferno, compito dell'artista è scovare nell'inferno ciò che inferno non è. Cos'è inferno e cosa non lo è a Scampia? Aiuto! Inferno può essere, ed è sicuramente, questa realtà che è legata alla droga, alla camorra. Aiuto! Poi è interessante invece vedere questa reazione che probabilmente mi dicono, perché io sono appunto romana, che è un po' anche del napoletano, no? Cioè questa comunque poi adesione, disponibilità, entusiasmo. Armando Punzo, nei momenti che precedono lo spettacolo, come vive dietro le quinte? Vi faccio la domanda, forse non l'ha capita bene. Amico mio! No, veramente, vi faccio la domanda seriamente. Armando Punzo, i momenti che precedono dietro le quinte, come li vive, come si concentra? Amico mio! Armando? 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 Arma! Aiuto! Alla base di tutto, perché Pinocchio? Per quale urgenza? Ma perché? Era proprio necessario, come dicevo. Era necessario. Era necessario? Porca puttana miseria. Era necessario. Era necessario. Va bene, senti, passiamo alla domanda. No, 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 te lo dica, voglia. Anche tu avevamo già iniziato, vero? Come sempre, non mi fregano. Cioè, queste erano le parti migliori, queste qui. Questo è il backstage da morire. Perché non si può mai avere nulla di quello che si desidera. E quindi abbiamo pensato che, immaginate, questo Pinocchio che arriva veramente a limitare proprio della vita e dice no.
io ritorno indietro. Così no, 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 non è possibile, quindi io ritorno indietro. Quindi abbiamo lavorato sia su questa drammaturgia alla rovescia rispetto a Collodi, poi Collodi un Pinocchio che torna indietro. Un burattino. Sì, torna un burattino, pezzo di legno. Si augura di essere un pezzo di legno, di ritornare alla, alla catasta di legno, quindi di essere questo pezzo di legno poi un po' particolare, magico, insomma, che ha delle proprietà straordinarie, che non si capisce bene com'è che è arrivato lì, e si augura di andare ancora più indietro, fino a diventare albero, foresta, cioè quindi proprio... Voglio essere sempre meno, voglio essere sempre meno di quello che vi aspettate. Senti, dal carcere di Volterra a Scampia, un altro quartiere in un certo senso recluso, perlomeno recintato dai luoghi comuni, e anche da purtroppo una certa alienazione oggettiva. E acquisterà ancora più senso Pinocchio qui? O che senso acquisterà, secondo te? Dice, te lo dirò dopo che... No, no, sicuramente siamo arrivati qui e io sono contento di questo perché ci sono delle analogie fortissime tra l'esperienza, tra questo carcere visibilissimo che è quello da cui proveniamo noi e Scampia, che pur essendo un luogo, insomma, è in fondo è un quartiere di una città, adesso sotto i riflettori, però fondamentalmente è un po' un carcere, o comunque viene visto così come un carcere a cielo aperto, insomma, e quindi secondo me le analogie sono forti e credo che quindi ci stia bene. Sta bene proprio con tutta l'esperienza, il tentativo di trasformazione a partire dal teatro, da una gradinata, una scenografia, degli attori, di cambiare, poter modificare quello che è avvenuto poi nel carcere di Volterra. Finito lo spettacolo, le luci si spengono, la festa è finita, gli amici si dividono, the dream is over, non lo so, il sogno è finito oppure no? C'è stata una tempesta, spero che non finisca mai. La tempesta? La tempesta. Perché non vuole che finisca mai? Ma è collegata al momento, le difficoltà, il momento creativo nasce dalle tempeste, nasce dai momenti tragici, drammatici. Spero che duri per sempre! Le tempeste ci permettono di stare sempre in una tensione creativa. Tempesta, limiti. Sì, no? Sì, sempre. Andarli a cercare. Ma questo è per opposto, perché credo che ormai viviamo in un mondo dove invece... tutto questo viene completamente negato.